È veramente un piacere avere il professor Leonardo Becchetti qui al Dipartimento di Economia dell'Università di Perugia nell'ambito di un ciclo di lectures organizzate dalla professoressa Laura Tesa dal titolo Prendersi cura. In particolare il professor Leonardo Becchetti ci parlerà di generatività e felicità nell'era delle crisi globali, la via dell'economia civile, un approccio veramente originale, importante, che viene portato avanti da tanti anni in maniera molto concreta. Sono veramente lieto di averlo ospite, è un sicuro arricchimento per i nostri studenti e anche per noi stessi. Becchetti dell'Università Ordinaria, dell'Università di Roma Tor Vergata, è qui all'Università di Perugia per una lecture con gli studenti, questo confronto, questa lezione agli studenti, e poi ci saranno immagino anche domande anche al corpo docente, su un titolo che è molto suggestivo, che è Generatività e felicità nell'era delle crisi globali, la via dell'economia civile. Ho detto università, in realtà siamo all'università, ma nel Dipartimento di Economia dell'Università di Perugia, diretto dal professor Marcello Signorelli. Ecco, professor Becchetti, intanto ci spiega il titolo, no? Che cos'è la generatività, e cos'è la felicità, lo capiamo, la generatività un po' meno. Beh, noi siamo partiti dall'idea che l'economia deve puntare in alto, deve avere l'ambizione di creare le condizioni affinché la nostra vita possa essere felice. E quindi siamo diventati anche studiosi della felicità. Ormai ci sono tanti studi delle determinanti della soddisfazione di vita delle persone. E facendo questi studi ci siamo accorti a un certo punto che c'era una variabile molto importante che spiegava una componente significativa della felicità, che si chiama generatività. Per generatività, fondamentalmente, quello che noi intendiamo è la capacità delle nostre azioni, della nostra vita, di produrre un impatto sociale, ambientale positivo su altre persone. Quindi prendiamo a prestito una frase molto bella di Antonio Genovesi, che dice: quanto più noi facciamo il nostro interesse, dobbiamo capire che non possiamo essere felici senza fare la felicità di altri. Fondamentalmente, noi pensiamo che dentro di noi ci sia una specie di termometro che ci segnala quasi automaticamente, quasi istintivamente, se quello che stiamo facendo ha un impatto positivo su altre persone o addirittura invece è dannoso. E questa cosa incide moltissimo sulla nostra soddisfazione di vita. Visto in negativo, il contrario della generatività è appunto la povertà di senso del vivere. Qui penso per esempio a un libro molto bello di un sociologo inglese che si chiama Graeber, che ha proprio scritto quanto l'aver scoperto in percentuale molto elevata da parte dei lavoratori inglesi che il loro lavoro era inutile, addirittura dannoso, producesse delle ferite psichiche, diciamo, quindi dei malesseri psichici in queste persone. Partendo da questa idea di generatività, quello che poi facciamo è riformare l'economia cercando di renderla il più possibile generativa, e lo facciamo attraverso quattro passaggi. Il primo passaggio è cambiare l'idea della persona. La persona nell'economia civile non è l'homo economicus, non è Gretto, non è solo concentrato sul proprio, diciamo, tornaconto personale monetario, ma è una persona che capisce la logica delle relazioni, che è capace di fare quella che io chiamo la quinta operazione, che è quella più redditizia di tutte, cioè l'uno con uno, che è diverso da uno più uno diviso meno. Uno con uno fa sempre più di due, perché quando due persone imparano a cooperare e sanno cooperare, il risultato è superiore a quello che è la somma di ciò che avrebbero fatto separatamente. Questo perché molto semplicemente abbiamo esperienze diverse, competenze, punti di vista diversi, e quindi quando mettiamo assieme, creiamo una squadra, otteniamo veramente un risultato importante. E l'economia civile spiega che in realtà questa cooperazione è difficile, perché la fiducia è un rischio, vuol dire mettersi nelle mani di qualcun altro senza una protezione. Quindi ci sono delle tecniche, dei segreti che costruiscono la fiducia e il capitale sociale. Senta, professore, una domanda mi viene in Prego. mente. Un tema che credo sia molto
importante, soprattutto per le nuove generazioni. In questo senso si dice che la famosa generazione Z, quella ultima, mi ha fatto una volta il titolare del uno dei titolari del più grosso studio, penso, di avvocati italiani, che ha fatto un pezzo di storia economica d'Italia, calcolato da tutte le i passaggi di assetti societari, eccetera, che è lo studio Bonelli Erede. Dicendomi proprio che loro avevano studiato a fondo la generazione Z, insomma alla fine anche per il loro studio, che, però alla fine alla fine è emerso questo, dice, questi sono ragazzi che prima venivano e volevano solo sapere quanto guadagnavano, cioè guadagnano uno studio certo. come il nostro, una forte situazione. E quello era l'orizzonte principale, 15 anni fa, 20 anni fa, adesso non so quando. Adesso i ragazzi vogliono capire chi sei, cosa c'è dietro, eccetera. E se non li convinci, non solo non ci lavorano, non comprano un tuo prodotto, non fanno questo. Certo. Ecco, è questo stiamo parlando anche di questo. Sì, nel senso che sempre di più noi capiamo che quello che è importante nella nostra vita è essere generativi, quindi è importante l'intero progetto di vita. Soprattutto per i giovani, infatti uno dei fenomeni più impressionanti che c'è stato con la fine della pandemia è stato la Great Resignation, cioè questa quota molto importante di lavoratori che hanno preferito lasciare il lavoro in cui si trovavano, soprattutto quando hanno visto che quella possibilità di usare l'ibrido, cioè un mix tra presenza e distanza, quindi quelle possibilità di conciliazione lavoro-famiglia che loro avevano intravisto durante la pandemia non erano più concesse. Di fatto i giovani di oggi sono molto attenti e più che appunto hanno capito che la soddisfazione di vita e anche la soddisfazione sul lavoro non dipende solamente da quanto guadagni, ma dipende da come quel lavoro riesce a realizzare la tua vita, sia nel mondo del lavoro, quindi qualità delle relazioni, indipendenza, autonomia, possibilità di continuare ad imparare, ma anche fuori dal lavoro, quindi l'armonizzazione con la vita di relazioni, e questo è molto importante. Sono nati fenomeni singolari, se vogliamo, come quelli del South Workers. I South Workers erano giovani professionisti che erano a lavorare a Milano, di origine del sud, che hanno scoperto che con l'ibrido potevano tornare a lavorare almeno alcune settimane al mese nel loro paese o comunque nel meridione, godendo anche della qualità della vita e tutto quanto. E addirittura altre persone che si chiamano nomad worker, che lavorando a distanza scelgono di vivere laddove magari questo è compatibile con le loro passioni sportive, per esempio se sono surfisti alle Canarie, eccetera, no? E questo, diciamo, è un elemento secondo me molto importante. Ovviamente queste maggiori possibilità di armonizzazione vita lavoro e relazioni sono possibili proprio perché abbiamo scoperto in molte aziende la possibilità dell'ibrido, del lavoro a distanza, che ha vantaggi e svantaggi ovviamente, ma tra i vantaggi è quello di poter scegliere il luogo e il tempo in cui lavorare. Professore, l'Italia ha fatto un paese, come è notissimo, fatto di piccole e medie imprese, una quota elevatissima, in alcune regioni come l'Umbria, ecco, certo. Però è ancora più alta, per quella già altissima che era menzionata. Queste cose, io ho l'impressione che già, se parliamo di medie e grandi aziende, siano discorsi che cominciano, perché poi rendono anche certo. le aziende più resistenti, certo. più resilienti. Quelle piccole hanno oggettivamente più difficoltà, quindi come vedi lei? Allora, le grandi hanno dei gradi di libertà molto maggiori, in effetti, perché se tu sei in un'azienda da 1000 persone, quello che fai tu in fondo non è così decisivo per la vita dell'azienda, quindi. Però in realtà dipende molto anche dai settori, cioè la possibilità di mettere l'ibrido, di lavorare a distanza, dipende dal tipo di lavoro che fai, quindi lavorare nel settore dei servizi, nel settore dell'informazione, nel settore della finanza, eccetera. La dimensione conta, nel senso che se sono in un'azienda di pochi addetti, è chiaro che il ruolo di ciascuno è fondamentale. L'azienda di pochi addetti non può sbagliare sulla singola persona. E quindi quello che fa la singola persona è più importante, però questo non vuol dire che non ci siano storie eccellenti di qualità dell'ambiente di lavoro, di conciliazione tra vita di lavoro e vita di relazioni, anche nelle piccole e medie imprese. Noi proprio per questo da 3 anni abbiamo istituito un premio che si chiama Best Work Life con Next Nuova Economia per Tutti, che è lo spin-off che abbiamo fondato l'università, e il Corriere della Sera, dove premiamo ogni anno le storie più interessanti, e non a caso una parte importante di queste storie sono proprio nella categoria di piccole e medie imprese, dove
ho riscontrato, ripeto, questa flessibilità, questa capacità di costruire relazioni di qualità assolutamente molto importante e molto forte anche nelle piccole e medie imprese. Per esempio, imprenditori che pretendono che i loro lavoratori vadano a casa alle 5 e mezza di pomeriggio perché devono comunque avere un'altra vita e quindi non chiedono di restare in ufficio fino a tardi. Quindi io credo che, ripeto, anche nelle piccole ci si possa organizzare bene. Ovviamente nelle piccole si rischia di più perché diciamo, un comportamento non cooperativo, non produttivo di un singolo lavoratore pesa di più sulla vita dell'azienda. Senta, professore, volevo capire qual è, questo è un tema non solo italiano, ovviamente, insomma, è un tema generale. Ecco, almeno guardando all'Europa, forse il sistema degli Stati Uniti è un po' diverso, cioè noi come siamo posizionati? Cioè siamo indietro su queste tematiche, altri sono, almeno rispetto ai grandi paesi europei, la Sì, 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 Francia, sì. la Germania, insomma, dei paesi. Ma direi Come no? come flessibilità tra lavoro in presenza e lavoro a distanza, forse quelle che si sono adeguate più rapidamente sono magari grandi aziende internazionali dove addirittura il discorso che si fa al dipendente è che non importa dove il dipendente lavori, ma l'importante è il risultato, quindi può scegliere dove lavorare, quindi per esempio una madre con dei figli piccoli può lavorare a casa, eccetera. Però dal punto di vista della qualità della vita, io credo che l'Italia, soprattutto in alcune zone, abbia ancora un plus rispetto a, per esempio, agli Stati Uniti o ad altri paesi del Nord Europa. Insomma, dipende da tutta una serie di fattori che si devono mettere insieme, che dipendono dalla qualità della vita, di relazioni, dal clima, dal territorio. Quindi non è facilissimo dirlo. Però l'Italia, diciamo, nella sua cultura, secondo me, dei vantaggi importanti che, ripeto, può mantenere. Senta, un'altra cosa, l'Italia poi d'altronde è il paese dei corpi sociali intermedi, sono stati sempre un po' meno robusti da una ventina d'anni, ma insomma hanno anche questo ruolo che le società le tengono, insomma, ancora riescono a tenere. Ecco, dicevo, di quello, il tema sulla generatività e felicità nell'era della crisi globale. Sfida molto sia le imprese, ovviamente sfida però anche molto le autorità pubbliche, cioè lasciamo fare perché ci sono delle convenienze di mercato, perché c'è una richiesta da parte dei lavoratori, o queste cose secondo lei vanno governate No, comunque? assolutamente. Noi abbiamo un'idea di governo però particolare, nel senso che per noi il governo non deve essere top down, non deve essere una dittatura, tra virgolette, delle istituzioni pubbliche, non deve essere un'azione di una sola mano che è quella pubblica, ma deve essere un'azione concertata tra istituzioni, amministrazioni locali, enti di terzo settore e anche organizzazioni profit e cittadinanza attiva. Ecco perché siamo così sensibili e attenti al grande tema della coprogettazione e coprogrammazione, con sentenza della Corte Costituzionale proprio un anno fa, verso la regione Umbria, perché la questione è sorta proprio in Umbria, ha sottolineato che quando bisogna progettare servizi di welfare è meglio per l'amministrazione locale farlo assieme alle organizzazioni di terzo settore, perché per queste organizzazioni hanno minore asimmetria informativa, sono più vicine al problema, quindi consentono di reperire informazioni in minor tempo. E quindi quello che dicevo prima, la cooperazione che mette assieme le competenze non sovrapponibili ma complementari dei vari attori è fondamentale. Quindi io penso sì, e ovviamente tutto questo va governato, ma secondo noi con il principio che oggi in Italia si chiama amministrazione condivisa, che ha meritato un osservatorio nazionale che è stato appena costituito, che studierà tutti i percorsi nazionali appunto di coprogettazione tra istituzione locale e Anche qui ci saranno regioni più reattive, insomma, no? stakeholder. Come al solito, e meno reattive. Anche qui si sta vedendo questa differenza nord-sud nell'atteggiamento, parlo delle regioni in generale, o la situazione è un po' a macchia di leopardo, un po' di cose al sud, un po' di cose al nord, un po' di cose al centro. Ma diciamo che le caratteristiche dell'Italia restano un po' quelle, cioè le regioni del nord sono molto più efficienti nella gestione della cosa pubblica e nell'amministrazione, in particolare io vedo eccellenze nell'Emilia Romagna, in Friuli Venezia Giulia e comunque in genere nel nord, quindi c'è anche
più forza del terzo settore perché c'è più capacità di cooperazione con i terzi. Al sud abbiamo più una forza delle relazioni all'interno della famiglia, della parentale, ma non verso i terzi. Esatto. E, ma la cartina di tornasole nel nostro paese è, esatto, la cartina di tornasole secondo me è la capacità di creare consorsi, di creare reti di impresa e nell'agricoltura soprattutto. E appunto la storia dell'Italia è veramente un caleidoscopio molto eterogeneo perché qui abbiamo i grandi successi del Trentino, dell'Emilia Romagna e abbiamo altre zone d'Italia molto più ricche di produzioni agricole autoctone come penso la Puglia, la Sicilia, dove però questa capacità di fare squadra è stata molto minore e quindi ha ridotto la capacità dei produttori di base di risalire alla catena del valore. È il centro che bene o male era stato un protagonista, diciamo così, nel centro Italia, l'Umbria, le Marche, dopo, anche se di tardiva industrializzazione, certo, insomma, negli anni 70, la Toscana, vabbè, Lazio forse è un caso molto particolare, sia per le dimensioni, certo, che per l'importanza sicuramente di Roma. Perché il centro, volevo capire, siccome è messo in, insomma, da 20 anni è la parte d'Italia che va peggio, insomma, certo, nel senso di una crescita economica dove più, dove meno, qualche anno in più, qualche anno in meno. Invece io su questo aspetto però un fortissimo retroterra e tanti corpi sociali intermedi ancora robusti, ha delle chance. Certo, ma il centro ha una forza tradizionale anche di ricchezza culturale, di biodiversità, di potenzialità turistiche molto forti. Soffre un problema di, secondo me, di infrastrutture, di collegamenti, perché come sappiamo l'Italia è più facile da collegare in verticale che in orizzontale e questo è un problema. E poi ha avuto, secondo me, un colpo molto duro con la, diciamo, il periodo dei terremoti, nel senso soprattutto le Marche. E quindi la struttura organizzativa della regione ha subito molto questo colpo, anche perché la forza delle regioni come l'Umbria e le Marche è una forza di una imprenditorialità diffusa, però anche molto atomistica, come diciamo prima, molto poco capace di fare squadra e rete. Quindi questi secondo me sono i punti di debolezza, quindi una grande capacità di darsi da fare, di trasformare aziende in, diciamo, artigiane, in imprese, però lavorando nei capannoni, però ecco, tutto questo, ripeto, venendo meno, avendo questi colpi esterni e non essendo molto forte la capacità organizzativa politica locale e di auto-organizzazione, di far rete da parte delle aziende, questi sono stati i punti deboli che secondo me hanno inciso sulla mancata, diciamo, crescita di questi ultimi anni. E il Lazio, che dicevo, rappresenta, credo che lei abbia avuto anche, ovviamente, anche l'Università di Roma, insomma, ha relazioni con, sì, credo abbia fatto anche il consulente. Nel, insomma, periodo della pandemia è stato un, sì, momento molto interessante perché si è fatto questo raccordo molto forte tra l'istituzione, tra la regione, i politici e gli economisti, e il Lazio ha ovviamente la forza di Roma che è incredibile, ma anche la forza di alcuni piccoli distretti industriali, il farmaceutico, la zona di Pomezia e ce ne sono vari, insomma, quindi anche di alta tecnologia, quindi la regione, diciamo, ha delle buone potenzialità e che ovviamente vanno valorizzate e sfruttate, ma è chiaro che il centro di gravità è la capitale, che ha poi un'economia tutta sua fatta di turismo e di servizi, che è molto più forte di quello che c'è poi intorno. Il mercato, sì. esatto. E il turismo diventerà sempre più una chiave dominante. Anche adesso questa lettura di questo dato della crescita dell'Italia superiore alla media europea di questi ultimi tempi, probabilmente è trainato sia dalla forza del turismo che dalla forza delle imprese esportatrici dei distretti. Comunque, perché anche ho visto i dati nel 2020, con tutti i problemi, tutti i timori, comunque le esportazioni sono aumentate. Assolutamente. No, assolutamente. Sistema imprenditoriale italiano ha avuto una forza enorme di ripresa, di rimbalzo dopo la pandemia. E questo, diciamo, ci ha portato, ripeto, ad una crescita superiore
a quella della media europea proprio in questi anni. Abbiamo parlato delle imprese, abbiamo parlato ovviamente delle istituzioni, però abbiamo anche detto che siamo ricchi di questi corpi sociali intermedi, anche certo, tutelati dalla Costituzione, certo, peraltro. Certo. Volevo dire, che maturità vedi su questi temi proprio da parte dei corpi sociali intermedi, in primis dei sindacati, sì, in questo sì, caso, sì, abituati forse a trattare più sul piano economico che non... Ecco, come vedi i corpi sociali intermedi? Beh, secondo me la forza importante... allora, la forza di ogni paese è nel capitale sociale, nella cittadinanza attiva, negli enti intermedi, nella sussidiarietà, diciamo. E questo in Italia c'è. Devo dire che il terzo settore è molto importante nel nostro paese, no? E risolve tutta una serie di questioni e di problemi. E quindi la capacità di fare rete del terzo settore è fondamentale e chiaramente diciamo che questo mondo deve probabilmente crescere e cercare di assumere ulteriore protagonismo attraverso nuovi strumenti che abbiamo a disposizione adesso, appunto l'amministrazione condivisa, le comunità energetiche rinnovabili, la capacità di valorizzare con le scelte di consumo e di risparmio dei cittadini i prodotti più sostenibili. Secondo me ci sono ancora delle potenzialità inespresse che devono far crescere questo mondo. Ecco. Professore, siamo arrivati in fondo, anche perché lei adesso dovrà appunto fare la lecture con gli studenti, che sicuramente le faranno molte domande, perché sono temi che i giovani tutti certo, ormai sentono, ma credo che i giovani certo, sentano particolarmente. Lo ricordo, abbiamo parlato col professor Leonardo Becchetti, ordinario all'Università di Roma Tor Vergata, ha queste invited lectures qui, quindi al Dipartimento di Economia dell'Università di Perugia, tema molto suggestivo di cui abbiamo parlato, generatività e felicità nell'era delle crisi globali, la via dell'economia civile. Forse non a caso professor Becchetti ha parlato sotto un manifesto che ricorda come nel 2015 qui fu ospite, sempre in varie lecce, il premio Nobel, il professor Amartya Sen, ecco, vedete vedere il manifesto, è una cosa casuale, ma insomma credo, secondo quello che parlava fino a un certo punto. Certo, la grande contributo che ha dato Sen del lavorare sulle capability, le funzionality, cioè di vedere il benessere della persona come potenzialità di essere e di fare, è un po' la base di quello che noi chiamiamo la generatività. Grazie mille. Grazie a voi. Thank you.